Mi piace la montagna, devi sapere che io ho imparato ad apprezzarla fin da ragazzo, e quando ho fatto lo scout per quasi tutta la vita, dagli 8 ai 38 anni, a un certo punto passi dal campo fisso al campo mobile. La prima volta che ho fatto il campo mobile mi hanno portato sul Gran Sasso, dove volevamo arrivare al campo Imperatore. Quindi ho preparato lo zaino a casa, abituato al campo fisso, dovevo stare via una settimana, avevo preparato e messo dentro delle cose. E niente, prima di partire, la notte prima di partire, il mio responsabile, il mio capo di allora, guardò il mio zaino, lo svuotò a metà. Io rimasi scioccato, ma di che cosa vivremo, come mi cambio? Che fortuna che fece quel tipo di attività lì, perché se no sarei morto, non ce l'avrei fatta a raggiungere l'obiettivo, proprio perché avrei avuto troppo, troppo, troppo peso sulle spalle. Insomma, ero partito con entusiasmo, convinto che la mia attrezzatura potesse andare bene, invece non era così. E questo stesso entusiasmo, questo tipo di approccio, perché ti parlo di questo, lo vedo spesso negli imprenditori quando si affacciano al mondo digitale, tipicamente i social media, che sono la parte che più spesso vediamo come front office, come prima attività, e la vediamo anche decisamente accessibile. Quindi io li vedo che prendono e partono, magari il produttore di vino stesso, il responsabile della cantina, che partono, fanno quel piano editoriale, fanno un calendario editoriale, mettono qualche contenuto i più esperti, quelli che magari leggono qualcosina di più, mettono un mese, questo giorno facciamo questo, questo giorno facciamo quello, poi li incontri, gli parli, gli chiedi qual è il riscontro, ti dicono: ma sì, insomma, guarda quanti mi piace, ma il mio amico ne ha parlato, ma mi ha portato qua un amico, piccole cose estemporanee, oppure ti dicono: ma in realtà sì, vediamo che c'è movimento, ma sì, lo facciamo giusto per esserci. Ma è davvero quello l'obiettivo di un'attività digitale, giusto per esserci. Giusto per esserci diventa poco sostenibile, diventa una spesa, quindi ogni imprenditore la vive in modo negativo, perché dice: caspita, devo fare anche questa spesa. Invece va inserito come investimento, perché se no, altrimenti nel momento dove non c'è più liquidità, che cosa succede? Succede che magari ci fermiamo, blocchiamo, la persona non ti vede più. Poi riprendi, ascolti l'influencer che ti dice: ah, ma facciamo questo, ascolti l'agenzia di turno, il commerciale che è entrato, che ti parla di un articolo sul blog online, sul suo video YouTube, sul suo canale social, ti dice l'influencer che ne parla a lui del tuo vino, vedrai che tutte attività che prese singolarmente non sono male, assolutamente, se vanno però ottimizzate all'interno di un piano, perché se utilizzate come attività estemporanea, spesso accade che magari c'è un po' di movimento in quel giorno che c'è quell'attività lì, ma che poi tutto va a scemare. Quindi tutta attività digital non è sostenibile, è come se io avessi voluto affrontare il Gran Sasso con uno zaino praticamente di 20 passachili, non sarei arrivato alla seconda giornata. Invece sono arrivato in cima e sono tornato indietro, anzi poi ho avuto la fortuna di tornarci più volte, e non solo sul Gran Sasso, perché poi ho preso passione per quello che era raggiungere gli obiettivi in montagna. E così con il tuo progetto digitale devi assumere un atteggiamento di progettualità, di pianificazione, proprio perché, come in montagna, ma come è nella tua vigna, le cose da dover fare a livello digitale sono tantissime, davvero tantissime. In montagna non ti devi perdere, perché lì non hai le indicazioni chiare. In vigna devi aver chiaro quale sarà il piano mese per mese, addirittura settimana per settimana, guardare il meteo, confrontarti con l'enologo, con il tuo sommelier, con chi deve far preparare l'imbottigliamento, le etichette, la scatola, il commerciale, l'importatore, il nuovo distributore, il nuovo e-commerce con il quale stai cercando di collaborare. Devi ascoltare e preparare davvero tantissime cose. A livello digitale, questo approccio, devi partire con un documento che deve diventare tuo, interno, dinamico deve essere questo documento, perché deve essere dinamico per come è fatta la tua quotidianità e per come il mondo digitale è assolutamente imprevedibile in alcuni aggiornamenti. Quindi deve essere un documento che non ti devi saldare a muro. Certo, alcune cose devono essere chiare, come qual è la tua fotografia attuale, quali sono le tue risorse, con che risorse andrai all'interno di un campo che è veramente complicatissimo, perché non ci sei solo tu. Spesso
Uno degli errori più grossi che ho visto è quello di identificare l'attività social nella propria bacheca, cioè in quello che si vive con il proprio cellulare, ma i social media, il digital, sono veramente tantissimo altro. È per questo che diventa fondamentale partire con questo documento dinamico al quale diamo il nome di progetto digitale. Partire con un progetto digitale ti evita una dispersione di risorse incredibile, ti aiuta ad andare ad obiettivo in modo più efficace. Farti una fotografia, chiarire quali saranno le sfide, quali sarà il target, in funzione del target che tipo di contenuti puoi andare a mettere, come scrivere questi contenuti e quali priorità. Ho preparato su questo dei modelli di lavoro, dei template che utilizzo, il Digital One Canva e la mappa concettuale per aiutarti a fare una fotografia della tua cantina, per aiutarti ad affrontare e a scrivere nero su bianco quali saranno le azioni che devi fare, agire, partire così, prima di postare qualsiasi contenuto, ti farà dare a un senso le variazioni che dovrai iniziare a fare e ai soldi che dovrai investire all'inizio, perché è un'attività di comunicazione, quindi inizialmente soprattutto ci sarà un esborso economico. È sciocco non pensarlo, però poi avrai chiaro quali saranno le azioni da dover fare e perché stai investendo questi soldi, perché stai facendo queste azioni con questi soldi, perché dovrai raggiungere questi obiettivi. Una volta che lo scriverai ti sarà più chiaro e ti aiuterà a verificarlo. Fondamentale imparare a verificare, ad analizzare in modo più cinico, più reale possibile tutto quello che fai a livello digitale. Uno, perché internet e il mondo digitale è veramente misurabile. Tantissimo, senti parlare di data driven marketing, senti parlare di Google Analytics, di insight di Facebook, numeri che presi da soli un po' come le azioni magari vogliono dire poco. Se contestualizzati all'interno delle tue azioni digitali e in funzione di quello che è la tua realtà, potranno darti il risultato che stai ottenendo è quello corretto. Se tutti i tuoi soldi che stai investendo sono nelle azioni corrette, oppure ti dirà guarda che non sta andando bene, cerca di migliorare questa parte, fondamentale. Però vuoi di più? Poter trovare un media dove puoi continuare a comunicare, puoi continuare a coinvolgere e in più, grazie ai numeri, capire se cambiare direzione oppure no. E questo, una volta che cambi direzione, dove lo scrivi? Dove vai a verificare com'eri? Come pensi di poterti ricordare con tutte le cose che hai anche tutti i campi del mondo digitale? Guarda che sono tanti, non sono solo Facebook e Instagram che magari conosci, c'è YouTube, c'è il blog, c'è Pinterest, c'è LinkedIn, c'è Twitter, c'è la SEO, c'è l'articolo, c'è la pagina prodotto, c'è l'e-commerce, c'è la nuova attività di campagna, c'è il link che hai appena lasciato a un nuovo e-commerce, c'è il prezzo da dover controllare ad altri marketplace. Ci sono le attività di influencer che inizierai a fare, ci sono le mail di nuovi contatti, dei contatti già acquisiti, dei clienti, le mail che porteranno a vedere un video che magari deve essere condiviso, le cose da dover fare sono tantissime. Per non perdersi in una giungla di questo tipo, scrivere la propria situazione, quali sono le risorse iniziali, quali saranno gli obiettivi e le sfide che dovrai affrontare, ti aiuterà a chiarire le priorità, ti aiuterà a chiarire quali numeri dover andare a valutare, ti aiuterà a capire se la direzione che stai prendendo è quella corretta. Quindi partire con un progetto digitale diventa fondamentale. E nel primo modulo di Contesti Divini ti racconto come crearti questo progetto digitale e ti invito ad andare a guardarlo. Grazie.